Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo da quanto avviene alla regione, dove sono 20.000 relativamente al 2014 e al 2015 le persone che attendono fondi relativi alla cassa integrazione e più diffusamente agli ammortizzatori sociali, un tema molto dibattuto anche su scala nazionale. Ci colleghiamo con la redazione di Blog Sicilia, dove ci spiega tutto Maglio Viola. Niente soldi per la cassa integrazione per gli ammortizzatori sociali in Sicilia. La regione non paga già dal 2014. 10.000 persone attendevano questi soldi proprio nel 2014, altrettante nel 2015. Non sono mai arrivate. Mentre non bastano i fondi del 2014, 315 milioni di esigenza, 200 milioni disponibili, per il 2015 non si sono neanche iniziati i conteggi e non ci sono stanziamenti. Inutile far conto nel 2016. Una situazione drammatica, visto che nel frattempo aumentano i suicidi dovuti alla crisi e alla disperazione. E rimaniamo in ambito politico. Qualche giorno fa abbiamo intervistato Marco Forzese, deputato regionale dell'UDC, che di fatto lancia la candidatura di Giampiero D'Alia a presidente della regione. Lo ha intervistato per noi Francesco Bianco. Io ritengo che questo paese, per poi arrivare alla Sicilia, ma il paese ha sempre avuto uno zoccolo duro del 15% di area moderata. Io sono dell'idea che, così come abbiamo già dimostrato facendo l'intergruppo tra UDC e NCD, l'abbiamo dimostrato nelle ultime elezioni europee, prendendo quasi l'8,5%, possiamo sicuramente essere determinanti per fare eleggere il presidente della regione. E non perché qualcuno pensi che siamo visti come quei cespugli non utili a nessuno. Sicuramente potremmo anche vantare di avere un nostro presidente della regione. Non vorrei in questo momento fare del male all'amico Giampiero D'Alia. Per ciò che mi concerne, devo dirle che è l'unico soggetto che può rappresentare la Sicilia. Ma non vorrei che venisse strumentalizzata la mia battuta. Io sono dell'idea che Giampiero D'Alia può essere tra quelle poche persone che può certamente rappresentare la Sicilia dignitosamente. E siamo alla cronaca: truffa allo Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed occultamento di scritture contabili nell'ambito del restauro del castello di Milazzo. Una operazione compiuta questa mattina dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 5 persone. Ancora da Blog Sicilia, Claudio Porcasi. Truffa allo Stato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti ed occultamento di scritture contabili nell'ambito del restauro del castello di Milazzo, è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha denunciato 5 persone alla procura di Barcellona a Pozzo di Gotto. Al centro dell'inchiesta, presunte fatture false per 1,5 milioni di euro. I lavori realizzati da un'azienda romana sono stati finanziati con 11 milioni di euro erogati dalla Comunità Europea. In alcuni casi risultavano contabilizzati persino costi non inerenti all'appalto. Baby scafisti addestrati per settimane per condurre i migranti sulle sponde italiane. Oggi altri fermi a Pozzallo, ci dice di più Francesco Bianco. Baby scafisti addestrati per settimane sono in tutto 6, 4 dei quali minori, 2 sedicenni ed altrettanti 17enni, fermati a Pozzallo in seguito allo sbarco di ieri di 324 migranti. I 6, anche un 20enne e un 26enne, tutti gambiani e senegalesi, erano alla guida di 3 gommoni salpati dalla Libia e poi soccorsi nel canale di Sicilia. Facevano tutti riferimento ad un'unica organizzazione costituita da libici che hanno guadagnato $300.000. I 324 migranti invece sono stati costretti a pagare mediamente $900 solo per il viaggio, il resto lo hanno versato prima per raggiungere la Libia e per la permanenza nei capannoni. Provenienti da diversi paesi del Centro Africa, sono stati poi tratti in salvo da nave 18 della Guardia Costiera, che li ha quindi condotti a Pozzallo. Gli scafisti, tutti reo confessi, sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Faceva prostituire la moglie in un camper, diventato una vera e propria alcova a luci rosse. L'uomo è stato arrestato, il servizio è di Letizia Carrara. Andavano in giro per la Sicilia a bordo di un camper adibito a vera alcova amorosa, a caccia di partner, prestanti e facoltosi, ma soprattutto disposti a pagare €80 per mezz'ora di trasgressivo ménage à trois. Lei, Mary, 46 anni, bella, amore e prosperosa, lui, Antonio, passivo e contemplativo, che preferiva guardare la moglie intrattenersi con l'ospite di turno, salvo poi batter cassa. La coppia, dall'amore itinerante, è stato avvistato ieri nel parcheggio di un centro commerciale
nel catanese. Sono solo alcuni clienti ad allertare una pattuglia della squadra volanti incuriositi da quel viavai insolito di uomini in fila davanti alla portiera del camper. Alla fine i due sono stati colti sul fatto. I clienti hanno confermato l'adescamento su internet, la prenotazione dell'incontro e il pagamento, a finire in carcere l'uomo accusato di sfruttamento della prostituzione. Ha fatto molto scalpore l'aggressione e il raid vandalico compiuto nella guardia medica di Nicolosi, dove di fatto sono state sequestrate due donne, fra cui un medico. Oggi una riunione straordinaria all'ASP per decidere ulteriori misure di sicurezza. Abbiamo sentito il direttore sanitario Franco Luca, che ci spiega cosa avverrà nei prossimi giorni. Sentiamo. È un fatto grave ed è veramente reso ancora più grave dal fatto che viene fatto nei confronti di chi si occupa della salute di ciascuno di noi, di tutti i cittadini. Come ASP, così come ha dichiarato anche il nostro direttore generale ieri, non solo ci costituiremo parte civile, ma stiamo mettendo in atto, abbiamo già avviato una serie di incontri, tutte le misure che possono garantire maggiore sicurezza, che vanno o dalla videosorveglianza o al bottone della chiamata per le forze di polizia. Ci stiamo muovendo perché dobbiamo garantire un bene prezioso, che è il bene della salute, che i nostri medici che lavorano sul territorio con molti sacrifici e con molto impegno fanno. È stata inaugurata a Catania la nuova edizione della mostra Balle di Scienza, storie di errori prima e dopo Galileo. Una mostra che si tiene alla Città della Scienza catanese e di fatto racconta gli abbagli, le bufale, gli errori fatti dall'uomo nel suo percorso di conoscenza dal mondo intorno a sé, a partire dagli antichi fino ai nostri giorni. Il metodo di Galileo infatti ha insegnato agli scienziati a guardare con più attenzione e intelligenza i fenomeni naturali, ma non può certo metterli al riparo dal commettere errori. Una mostra interessante da andare a visitare. Bene, era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con la nostra informazione torna puntuale domani. Ovviamente continuate a seguirci anche attraverso i nostri giornali online. Buon proseguimento. Uno studio scientifico ha evidenziato che il cervello umano riesce a ricordare solo il 60% delle cose che sono accadute il giorno prima. Thank you.